Mirko accelerò sul posto diverse volte per scaldare il motore. «Andiamo!» disse ingranando la retromarcia. La vecchia Panda traballava su se stessa, percossa dalle vibrazioni prodotte dal motore macilento. Uscirono dal cancello e Mirko imboccò la strada principale che risaliva la collina, in direzione della villa dei Di Cesare. «Tutto bene, Joe. Da quando è tornato sembra diverso. Più preoccupato. No, no, non preoccupato. Terrorizzato!» disse Mirko dopo aver incontrato lo sguardo perso di Joe nello specchietto retrovisore. Joe non distolse lo sguardo dal finestrino oltre il quale la strada scorreva veloce. Rifletteva su ciò che aveva visto sentendosi sempre più scollegato dalla realtà. «Sì, tutto bene, però sbrighiamoci a tornare dagli altri, d'accordo?» Mirko svoltò all'angolo oltre la biforcazione, mandando un'altra occhiata attraverso lo specchietto retrovisore all'uomo che gli stava seduto dietro. «Joe, cos'ha il pick-up da farle dire che è completamente morto?» «Non sono certo che sia inutilizzabile, è solo che...» «Solo che? Perché non stiamo andando alla fattoria, Joe?» chiese Mirko, questa volta con tono irruento. Joe alzò lo sguardo incrociando nello specchietto quello del pilota. I due si guardarono a lungo e per un momento Mirko pensò che Joe fosse impazzito del tutto e volesse aggredirlo. Aveva uno sguardo minaccioso, sembrava quasi che lui o Giovanni gli avessero fatto qualcosa di male. «No, deve essere solo preoccupato», ragionò dopo che Joe ebbe distolto lo sguardo. Erano quasi arrivati al cancellone della villa quando la Panda inchiodò di colpo creando una cacofonia di freni che stridevano. Joe fu colpito di nuovo dal gelido panico che aveva conosciuto alla fattoria dei Reno. «Che stai facendo, Mirko? Perché ti sei fermato?» sbottò Joe allungando il collo verso i sedili anteriori. Non servì alcuna risposta. Guardando in avanti vide una folla di persone che stava correndo verso di loro. La speranza di quella gente sembrava essersi accesa non appena avvistarono la macchina funzionante a portata di mano. Uomini, donne e bambini si lanciarono in una corsa disperata per raggiungere quella che sembrava essere l'oggetto della loro salvezza. «Avanti, fai inversione, passiamo da dietro!» sbraitò Joe. Mirko e suo figlio non avevano visto quello che aveva visto lui davanti al fienile e non comprendevano affatto la gravità della situazione. In qualsiasi caso non avrebbe permesso a nessuno di portargli via l'unico mezzo di trasporto funzionante in grado di portare la sua famiglia al sicuro. «Da cosa scappano?» chiese Giovanni intimorito. «Devono aver incontrato qualcosa di terribile», commentò Joe poco prima che Mirko iniziasse a districarsi in manovre ad alta velocità nel tentativo di seminare la folla assatanata. Era forse la prova tangibile che Joe stava aspettando e su cui aveva riflettuto fino a quel momento. «Quel maledetto mostro allora era reale. Non me lo sono immaginato». Quella creatura era reale e gli aveva dato la caccia nella fattoria dove era cresciuto con il suo amico Donnie. Sentì un brivido salirgli lungo la schiena e cominciò ad infradiciare di sudore la camicia. Realizzava solo ora ciò che era accaduto alla fattoria. La Panda imboccò fulmine alla via secondaria che portava al cancelletto sul retro della villa dei Di Cesare. «Ma cosa diavolo sta succedendo, Joe? Ho come l'impressione che lei sappia qualcosa, ma non ce lo voglia dire». Si corrugò Mirko guardandolo minaccioso dallo specchietto. Gli inseguitori tennero testa solo per un breve tratto, poi rinunciarono del tutto all'inseguimento quando la Panda acquistò velocità. Joe scrutò dal lunotto posteriore del veicolo le tante figure scomparire lontane. Fievoli ma costanti, le urla giungevano da ogni dove, sovrastate soltanto dal gracido rumore del vecchio motore della Panda.
Sbucarono fuori da un passaggio dietro la casa del custode, giungendo di fronte al cancelletto della villa. Mirko scese in fretta dall'auto, piazzandosi sulla traiettoria di Joe per bloccarlo non appena avesse messo un piede fuori. «Mi deve dire cosa succede, Joe. Là dentro c'è anche la mia famiglia, non solo la sua!» disse Mirko, che nonostante si stesse alterando copiosamente, rimaneva ugualmente educato. Nella mente di Joe tuonò la voce immaginaria di suo padre, che lo dissetò con una delle sue classiche saggezze. «Preoccupati meno dei problemi che stanno nel cielo e punta gli occhi su quelli terreni, sotto i tuoi piedi!» Si liberò dalla presa di Mirko, rinunciando definitivamente ad entrare in casa senza aver prima dato delle spiegazioni. Giovanni nel frattempo era già corso all'interno della villa, richiamando strada facendo la madre e la sorella. Joe guardò negli occhi l'uomo che gli stava sbarrando la strada. «Non sono sicuro di quello che ho visto, Mirko. Forse mi sbaglio, ma...» «Dimmi quello che hai visto, Joe. Perché quella gente ci stava inseguendo disperatamente?» replicò secco Mirko, insediato da un esercito di dubbi. «Ho visto... beh... ho visto un cazzo di mostro, Mirko. Non saprei come altro descriverlo.» Mirko placido aggrottò la fronte turbato. «Mi prendi in giro, Joe. Ma cosa stai dicendo?» Dalla strada accanto giunsero urla di terrore. Due donne sfrecciarono per la via compiendo grosse falcate. Stavano scappando da qualcosa, questo era più che certo. Vedendo quella scena e ripensando alle parole di Joe, Mirko si sentì disorientato. Di Cesare gli stava dicendo la verità? «Sali in macchina, Mirko, e fai inversione. Vado dentro a chiamare gli altri. Aspetta qui e tieni il motore acceso.» Joe superò il cancelletto del giardino dirigendosi verso l'ingresso della villa. Mirko tornò al volante ed iniziò le manovre d'inversione. Joe notò altre persone sopraggiungere dalla stessa direzione da cui erano arrivate le due donne. Non perse altro tempo. Varcò l'ingresso là dove una volta c'era la finestra scorrevole del salotto. «Olivia! Sara! Amore, dove sei?» urlò preoccupato, non scorgendo nessuno nel buio del salotto. «Joe, sono qui! Sono stata così in pensiero quando non ti ho visto arrivare con Giovanni. Che è successo? Stai bene?» Olivia abbracciò il marito, seguita subito dopo dalla piccola Sara. «Svelte, dobbiamo andarcene via subito. Dove sono gli altri?» disse Joe prendendo in braccio la figlia. Li raggiunsero anche Giulia ed Elisa, dopo che Giovanni finì di raccontargli la storia dell'inseguimento di poco prima. «Uscite dal cancelletto sul retro, presto! C'è Mirko che sta già aspettando in macchina.» I placido uscirono in blocco dall'apertura scorrevole. Joe fece per seguirli con Sara quando, non vedendo Olivia al suo fianco, si bloccò tornando indietro a cercarla. «Dov'è la mamma?» mugolò la piccola Sara preoccupata, mentre Joe faceva viaggiare gli occhi nella stanza buia della casa. Poi finalmente la vide vicino ai divani, intenta a trasportare la carrozzina di Max verso l'uscita. Joe le corse incontro con la bimba in braccio. «Lascialo portare a me, non ci staremo mai tutti nella panda se viene anche tuo padre, Olivia!» le disse, ma Olivia sembrava non volergli dar retta. Continuava a tirare la sedia a rotelle, inconscia del pericolo a cui stava esponendo tutti quanti. «Dove avete parcheggiato il pick-up, Joe?» «Niente pick-up, dimenticatene! Prendi Sara e scappate fuori!» urlò Joe sbirciando verso il cancelletto che dava sulla strada per capire esattamente a che punto fossero i Placido. Olivia lo fulminò con lo sguardo per un breve istante, poi tornò a trasportare Max con fatica. «Ce la faccio, tu e Sara cominciate ad uscire!» contemplò la moglie sforzarsi al massimo nel tentativo di spostare la sedia a rotelle che, muovendosi sopra i tanti cocci di vetro, li faceva scrocchiare. Con il solo pensiero in testa di portare al sicuro la piccola Sara, Joe si precipitò verso l'uscita. «Fai in fretta, Olivia! Ti aspetto alla macchina!» Un secondo dopo, Joe stava già correndo nel prato dietro la villa, davanti a lui Giovanni ed Elisa che seguivano di buon passo la madre. Erano ormai giunti in prossimità del cancelletto, quando Giovanni d'un tratto si bloccò afferrando per un braccio anche la sorella. Giulia, che era molto più avanti di loro, era ormai arrivata alla macchina dove suo marito li stava aspettando. «Che fai?» sbraitò Elisa, cercando di liberarsi dalla presa del fratello. Giovanni doveva aver visto qualcosa di orribile laggiù, perché il suo volto era sbiancato di colpo. Joe rallentò la sua corsa fino a raggiungere i due ragazzi. «Che sta succedendo, papà?» chiese preoccupata Sara, nascosta tra le sue braccia. Joe non disse nulla e, coprendole il capo con il cappuccio della giacchetta, assicurò meglio la sua presa. Dalla strada sopraggiunsero altre urla di strazio, poi un'esplosione in lontananza che illuminò di rosso il cielo sopra la città.
Tornate dentro! Dentro! Urlò Mirko Placido varcando di corsa il cancelletto della villa. La portiera della Panda era ancora spalancata, ma il motore sembrava essere spento. Mirko si trascinò dietro la moglie Giulia, che incontrò nel giardino a metà strada. Un poderoso colpo sigillò la portiera alle loro spalle e poco dopo... Un'enorme creatura dal manto scuro strisciò nel prato, passando a malapena dal varco del cancelletto. Due grosse tenaglie coronavano una mascella dalle dimensioni spropositate. Serrandosi rapidamente l'una contro l'altra, producevano un suono raccapricciante. Un ciuffo di setole formava un pennacchio all'altezza della fronte. Le protuberanze si muovevano in tutte le direzioni in modo autonomo, imitando in parte la lingua biforcuta dei rettili. «Scappate!» rincalzò Mirko, che correva perdifiato attraverso il giardino, trascinandosi dietro la moglie per l'avambraccio. La creatura li inseguì schioccando le chele eccitata, mentre le tante zampe la gettavano in avanti ad una velocità inaudita. Joe sollecitò i due ragazzi a seguirlo, poi, senza badare se lo stessero facendo oppure no, corse verso l'ingresso della casa. Dal giardino non riusciva ancora a intravedere Olivia con suo suocero Max, e questo lo preoccupava. Alle sue spalle Giulia scivolò a terra dopo essersi sbilanciata per uno strattone del marito. «Giulia!» imprecò Mirko, aiutandola a risollevarsi. La belva gli fu addosso un attimo dopo. Colpì Mirko con le zampe anteriori, scaramentandolo a diversi metri di distanza, poi si accanì su Giulia. Giovanni Placido guardava sconvolto la scena, mentre sua sorella corse verso i suoi genitori per aiutarli. La madre era sotto il grosso esoscheletro della creatura, che ora le agitava davanti il ciuffo di tentacoli, esaminandola come se non avesse mai visto nulla di simile. Le setole della fronte saggiavano l'aria in lungo e in largo, e Giulia, in lacrime e terrorizzata a tal punto da non riuscirsi più a muovere, si era pallottolata nel tentativo di proteggersi la testa. Mirko si rialzò in piedi, aiutato dalla figlia Elisa appena sopraggiunta al suo fianco. Joe guardava la scena ormai giunto alla porta scorrevole. «Che coraggio la ragazza!» pensò, vedendo Elisa lanciarsi in soccorso della madre. Mirko inseguì la figlia, braccandola dopo qualche metro. La creatura che si parava davanti a loro azzannò con le tenaglie la gola di Giulia, scuotendola brutalmente sul terreno fino a decapitarla. Il sangue sprizzò fuori come una fontana e la bestia sembrò estasiarsi con quel gusto succulento mai provato. Mirko era morto dentro, non riusciva più né a muoversi né a pensare, spento sul posto davanti a quel mostro che banchettava con la carne di sua moglie. Inconsciamente tratteneva ancora Elisa tra le sue braccia, evitando così che raggiungesse il cadavere della madre. Joe lasciò a terra la piccola Sara, tremante di paura. «Aspettami qui, tesoro mio, arrivo subito. Se vedi la mamma, va da lei!» Joe si lanciò verso Mirko ed Elisa, incrociando per primo il ragazzo. «Giovanni! Giovanni!» gli urlò in faccia per farlo rinvenire dall'incantesimo di paralisi che lo aveva colpito. «Giovanni, vai in casa con mia figlia Sara! Entrate subito in casa!» Il giovane sembrò essersi ripreso e subito fece ciò che gli era stato ordinato. Joe corse veloce come il vento, raggiunse il Placido, afferrò per la nuca Mirko per attirare la sua attenzione senza fare troppo rumore. «Correte, razza di stupidi! Ormai non c'è più niente da fare per lei!» sussurrò con le gambe cariche a molla, pronte a scattare via in qualsiasi momento. Notò che negli occhi di Mirko e di Elisa stava ritornando un bagliore di lucidità in mezzo a tutte quelle lacrime di sofferenza. «In casa! Subito!» Joe fece perseguirli all'interno della villa, ma prima si fermò per guardare per l'ultima volta quella specie di insetto gigantesco che dilaniava le carni della sua vittima, spezzandone ossa e legamenti con fragorosi schiocchi di tenaglia. «Era un'esplosione quella», si domandò Olivia, trascinando con notevole fatica la sedia a rotelle di Max. Gli altri dovevano essere già alla macchina ormai e inevitabilmente la paura di essere lasciata indietro le accalappiò l'anima. «Avrei dovuto farti portare da Joe. Dannazione, quanto pesi, papà!» Olivia conduceva di spalle la sedia a rotelle con sopra l'anziano e, senza vedere chiaramente dove metteva i piedi, si dirigeva verso la porta scorrevole. Un forte colpo sopraggiunse da fuori, fermandola all'altezza del divano. Qualcosa aveva sbattuto contro la porta d'ingresso. Arrivavano da lì i rumori. Ne era convinta. Le orecchie di Olivia erano tese al massimo, nel tentativo di individuarne l'origine, poi con la coda dell'occhio notò una macchia scura sfrecciare oltre la parete bucata. «Cosa cavolo era?» Le era parsa una pantera nera che correva acquattata al terreno, ma come poteva essere?
Quel pomeriggio avevano visto tanti animali allo zoo. Forse era stata condizionata da quello, pensò. Poi all'improvviso una creatura abominevole piombò nel salotto, parandosi proprio davanti a lei. Olivia cadde all'indietro con gli occhi sbarrati. Non poteva credere ai suoi occhi. Eppure era proprio là, davanti a lei. Si alzò in piedi cercando di ragguantare i pomelli della sedia a rotelle che le erano sfuggiti durante la caduta. Il demonio fece schioccare due volte le chele bavose, puntando il capo verso di loro. Nello shock generale, Olivia riuscì a sentire delle urla strazianti provenire dal giardino sul retro. Joe e gli altri erano in pericolo. «Oh mio Dio!» urlò dallo sforzo, cercando di tirare a sé la sedia a rotelle di Max, che stava lentamente scivolando in avanti. La bestia si arrampicò sopra uno dei divani, studiando fremente le due prede che aveva a tiro. Strisciò di nuovo sul pavimento, avanzando lentamente verso Olivia e Max. «Ah, Joe, aiuto!» sbraitò Olivia piena di terrore, tirando all'indietro la sedia a rotelle. Era troppo pesante per lei, non ce l'avrebbe mai fatta a portare suo padre in salvo. L'essere mostruoso colpì il divano con un fianco, proiettandolo fuori dalla finestra della cucina. Le setole della fronte ora erano ben ritte e puntavano tutte nella stessa direzione, la loro direzione. Con una mossa fulminea, la belva percorse la distanza che la separava dalle sue prede e, protraendo il collo in avanti, serrò le tenaglie sulla nuca di Max. Il vecchio emise un gemito di dolore strozzato, mentre il suo volto si raggrinziva in una smorfia indecifrabile. «No, no, papà!» urlò Olivia cercando di afferrare la gamba di Max, che ora veniva sollevato a mezz'aria. Incontrò lo sguardo di suo padre, con la testa ripiegata sul petto. I suoi occhi la guardavano chiaramente, non vagavano più nel vuoto come sempre. «È lucido!» pensò nello stesso momento in cui la bestia gli spezzò l'osso del collo, facendo risuonare il crocchio per tutte le stanze della villa. Olivia, sconvolta, cadde a terra in ginocchio. Sgattaiolò all'indietro a carponi con gli occhi pieni di paura. Suo padre aveva cessato di tremare. Il suo corpo rimaneva a penzoloni tra le fauci della belva. Olivia indietreggiò, guardando scandalizzata la scena. «Mamma, scappa!» urlò la piccola Sara arrivando dalle sue spalle. La voce della figlia le dette la carica di adrenalina necessaria a riprendersi. Si rialzò, prese in braccio Sara e ritornò subito a puntare gli occhi guardinghi sulla creatura che aveva appena ucciso suo padre. Perché non li aveva già attaccati? Li fissava, trattenendo ancora il corpo di Max tra le chele. «Mamma, ha preso il nonno!» piagnucolò Sara, nascondendo il volto dietro i capelli dorati di Olivia. Un attimo dopo, dalle loro spalle sopraggiunsero anche Mirko e i suoi due figli, tutti sconvolti in volto. Stava succedendo tutto talmente in fretta che nessuno sapeva con esattezza cosa fare. I Placido interruppero la loro fuga non appena avvistarono un altro di quegli orribili esseri aggirarsi nel salotto della casa. «Chi ha preso?» sbottò Mirko, non riconoscendo il corpo dell'anziano a penzoloni. Per la sorpresa di tutti, la bestia si voltò sgusciando in un lampo fuori dalla finestra. «No!» urlò Olivia abbracciando forte Sara. Quel mostro si era portato via suo padre per sempre. Mirko si diresse verso la porta secondaria del garage, difendendo con il suo corpo i due ragazzi. Joe arrivò di corsa dalla finestra scorrevole. «Via, via, ne arriva un'altra, usciamo dal garage!» urlò con voce che trasudava panico liquido. «Dove, Joe? Da che parte?» sbraitò Mirko voltandosi all'indietro. «In garage, la porta grigia!» urlò Joe indicando il passaggio secondario alla fine del corridoio. Mirko spalancò la porta con brutalità, facendola sbattere contro la parete della casa. Un'altra di quelle rabbiose creature entrò proprio da quel varco, colpì Mirko con le tenaglie levandoselo di torno. Joe bloccò tempestivamente Olivia, deviando nella traiettoria in direzione delle scale. La strada per il garage era sbarrata da un altro di quei mostri. Non c'era altra via di scampo se non raggiungere il piano superiore. Mirko rimase schiacciato sotto il grosso esoscheletro della cosa che ora avanzava verso i suoi figli. Cercò di azzannare il ragazzo, ma le tenaglie si serrarono nel vuoto. Giovanni evitò il fendente, scostandosi al lato con un balzo atletico. Quando Mirko riuscì a sfilare via da sotto le tante zampe della creatura, si ritrovò tutto solo nel garage. Sua figlia Elisa provò ad emulare l'esempio del fratello. Finse di muoversi a sinistra, ma poi rotolò sulla destra, lasciandosi scivolare sul pavimento. Questa volta però la belva se ne accorse in tempo. Si girò rapidamente sul posto, braccando con le tenaglie un braccio della ragazza. Giovanni era appena riuscito a raggiungere il padre quando le urla strazianti della sorella spaccarono l'aria circostante. La ragazza urlò di dolore, ma ben presto la belva la silenziò.
Joe, Olivia e Sara corsero su per le scale senza guardarsi indietro. Raggiunsero la camera degli ospiti dove aveva dormito Ariel. Joe spalancò la finestra che dava sul tetto del garage e accovacciandosi disse: «Olivia, vai avanti tu!» Issò fuori dalla finestra Olivia e poi fece lo stesso con la piccola Sara, che si avvinghiò al corpo della madre in bilico sui pannelli solari. Dal piano inferiore esplosero urla ghiaccianti. «È la voce di Elisa!» sussurrò Olivia mentre Joe li raggiungeva sul tetto. «Non pensarci, andiamo!» Insieme si lasciarono scivolare sulle tavole solari fino a che non caddero sul tettuccio del fuoristrada. «Andiamo, veloci!» Proprio mentre scendevano dal tettuccio ammaccato dell'autovettura, videro Mirko e Giovanni correre fuori dal garage a tutta velocità. Joe raggiunse la murata, si accovacciò e, ponendo una mano sopra l'altra, fece da trampolino per la moglie e la figlia. Olivia si aggrappò in cima al muro di cemento e, una volta in equilibrio, afferrò la piccola Sara sollevata da Joe. Mirko fece lo stesso e, acquattandosi alla base della cinta, slanciò Giovanni oltre il confine. Una volta che tutti furono dall'altro lato, anche Joe e Mirko si arrampicarono. Senza guardarsi indietro e senza dire una parola su ciò che era successo nella villa. Nuvole di fumo nero si innalzavano dalla città che pareva andare a fuoco. La panda era abbandonata tra la gente in fuga, troppo distante per raggiungerla e troppo dolore nei loro cuori anche solo per pensare di provarci. Joe prese in braccio Sara e insieme i cinque iniziarono a scappare per la loro vita, attraversando il buio delle strade e dei campi. Ariel aveva richiuso gli occhi, ma non perché fosse stata la sua volontà. Avvertì una forza invisibile che le risucchiò via la coscienza. Il suo corpo era ancora paralizzato, avvolto nelle radici sporgenti della vecchia quercia. La visuale era andata a distorcersi sempre più e alla fine si era addormentata, distaccata completamente dal suo fisico. Quando riaprì gli occhi, tutto era immerso nelle tenebre. Non sentiva nemmeno più il ruscello scorrerle vicino. «Mamma, che cos'era quella creatura?» sbottò Ariel con voce tremante di paura, sorprendendosi allo stesso tempo del fatto che ora riusciva a parlare e perfino a muoversi. Era tornata dentro al sogno. «Vieni, facciamo una passeggiata», disse la voce di Beth che pareva arrivare dal cielo. La ragazza avanzò nel buio. «Devo essere andata in overdose, sono morta». Continuava a pensare, disorientata dall'esperienza extracorporea che stava vivendo. «Restami vicina, piccola». Ariel recuperò il terreno che la separava dalla madre e, affiancandola, continuò a cercare di scorgere qualsiasi cosa all'intorno che la aiutasse a capire dove si trovava. Il cielo immenso, punteggiato di puntini luminosi. Il terreno sotto i suoi piedi roccioso, appuntito, ma non causava alcun dolore alle piante dei piedi. Beth le camminava accanto, scalza, come se niente fosse. Risalirono il fianco di quella che sembrava essere una montagna. «Quanto dura la vita di una farfalla dalle vostre parti?» chiese Elizabeth in un tono che era una via di mezzo tra una domanda e un'affermazione. «Un battito di ciglia della durata di 1000 sacrifici. La percezione del tempo annebbia la realtà delle cose». Ariel non capiva una parola. Ma nonostante questo, non smise di scalare. Il terreno compatto sotto i suoi piedi era sdrucciolevole, tanto che rischiò di cadere diverse volte. «La creatura che hai visto prima nel bosco ha radici molto antiche, Ariel. Molto, molto più antiche delle vostre. Figli dell'universo proprio come voi. E sono venuti qui, nel vostro sistema solare. Grandiosa quella che voi chiamate vita. Qualcosa di veramente speciale». Le due donne raggiunsero finalmente la cima della montagna e stranamente Ariel non si sentiva per niente stanca. Ora che ci pensava bene, non stava nemmeno respirando, ma in qualche modo lo stava facendo per forza, da qualche parte lontano da dove si trovava con lo spirito. «Ci troviamo su un asteroide, una roccia dispersa a miliardi di chilometri di distanza dal vostro sole. Guarda», disse Elizabeth spalancando le braccia in entrambe le direzioni, come se fossero le tende del palcoscenico e lo spettacolo stesse per iniziare. Il sole era lontanissimo ed irradiava debolmente lo spoglio deserto che le circondava. Gli occhi di Ariel erano spalancati al massimo e riflettevano il chiarore pallido della stella.
La cima del promontorio fungeva da balconata sopra una spaccatura nella terra, dove un baratro dalle profondità immense le separava da un deserto ricoperto di strani fori. Sul lato sinistro della vallata si estendeva un perfetto confine tra luce e ombra che delineava quasi in modo geometrico la distesa davanti a loro. Elizabeth si scambiò un'occhiata con la ragazza, poi alzando l'indice al cielo, indicò la causa di quell'ombra. Ariel alzò lo sguardo. Nello spazio scuro sopra di lei, un numero indefinibile di oggetti si libravano nel vuoto, avvolti da nubi di fulmini viola che scoppiavano creando venature luminescenti. «Mamma!» esclamò Ariel spaventata, ma guardando verso di lei non la vide più. «Non avere paura, dolce fiorellino!» replicò la voce di Elizabeth che proveniva da ovunque. «Senza dubbio creature di una razza superiore. Hanno imparato a sopravvivere alla morte del loro pianeta natio migliaia di anni fa, superato avversità che tu non potresti nemmeno comprendere». Ariel guardò nuovamente la stella lontana, sentendosi persa in un oblio infinito. «Sto impazzendo!» urlò inginocchiandosi sulla roccia affilata e stringendosi la testa tra le mani. Lo stormo di enormi velivoli alieni strisciavano nel cielo sempre più vicini alla crosta, eclissando ogni altra stella visibile. L'orecchio di Ariel venne sollecitato da qualcosa in lontananza. La miriade di fori che tappezzavano il vasto deserto circostante si erano illuminati di luce fioca originata nelle profondità della terra, mentre un suono quasi ritmico andava ad aumentare sempre più di intensità. Anche quelle luci diventavano più dense. Si affacciò dal promontorio. Oltre la gigantesca fessura che la separava da quella distesa forata, c'era Elizabeth seduta sulla panca del pianoforte bianco dei suoi zii. La donna manteneva le mani sulla tastiera, ma non premeva alcuna nota. Un numero spropositato di creature, uguali a quel mostro che aveva visto nel bosco, uscirono in massa dai buchi disseminati su tutta la crosta. Doveva trattarsi di un sistema di tunnel sotterranei. Quelle cose si accalcavano ovunque, una in fila all'altra, in modo così preciso e uniforme da far accapponare la pelle, mentre migliaia di quelle creature si distribuivano in lungo e in largo per la distesa desertica. Beth guardava in direzione della figlia con un sorriso. Le belve scavavano, portavano minerali in superficie e ritornavano nei buchi, tutto ad un ritmo frenetico. Quel brulicare avrebbe consumato l'intero asteroide nel giro di poche ore. Ariel era sconvolta. Indietreggiò lentamente, senza guardare dove mettesse i piedi. Elizabeth si materializzò alle sue spalle. «È un avvenimento così raro che due figli dell'universo con le vostre capacità si incontrino». Ariel sussultò per lo spavento. Sua madre continuava a sorriderle in modo sinistro e lei ne aveva una paura tremenda. «Mamma, perché ti sei suicidata? Io lo devo sapere!» Beth si incupì, mentre i suoi occhi vacui fulminavano la ragazza. «Io non sono tua madre, Ariel», le sussurrò dolcemente. Quella donna che le stava davanti non era sua madre. Cosa si nascondeva sotto quei bei riccioli e quella candida vestaglia immacolata? «Se falliremo nella nostra opera e il resto di loro raggiungerà la terra, per voi sarà la fine», disse Beth guardando impassibile la massa di strutture fluttuanti sopra di loro. «Ora andiamo, dobbiamo tornare a casa». Ariel non sapeva cosa dire, tantomeno cosa pensare. Elizabeth le afferrò una mano, guidandola giù per la montagna appena scalata. Ora il deserto tutt'intorno era scomparso, la luce della stella alle sue spalle svanita. Ancora una volta tornò il buio. «Mamma! Mamma, dove sei?» urlò Ariel con un nodo alla gola. Aveva l'impressione che la cosa che era Elizabeth fosse scomparsa insieme a tutto il resto delle allucinazioni. Ma ora dove si trovava? Un raggio di luce accecante squarciò le tenebre all'improvviso, costringendola a schermarsi il volto con entrambe le mani. A poco i suoi occhi si abituarono al denso candore e si sentì più sicura. Davanti a lei si ergeva un maestoso albero. I nerboruti rami si allungavano verso il cielo da tutte le parti, partendo da un tronco rugoso. La fronda cespugliosa era talmente vasta da comprendere tutto il cielo sovrastante. Il sole abbagliava la schiena della gigantesca pianta, proiettando ovunque raggi di tutti i colori dell'arcobaleno. «Siamo tornate a casa»,
disse Beth poggiando entrambe le mani sulle spalle della ragazza. Ariel era esausta da quella esperienza contorta e in quel momento, con i raggi giallo-arancioni che filtravano attraverso i rami dell'albero, si sentì pervadere da una dolce sensazione di pace. «Alcuni popoli della terra lo chiamano Yggdrasil», proclamò Elizabeth mostrando la perfetta dentatura sgargiante. Ariel si accostò al tronco e vi poggiò una mano sulla corteccia composta da grossi scaglioni. Riusciva a sentirne l'antica energia, come se quella pianta fosse stata un generatore di emozioni calde fin dall'inizio dei tempi. «Guarda», riprese Elizabeth, distogliendo la ragazza dal contemplare quella meraviglia della natura. Ariel la raggiunse oltre la maestosa pianta, dove si espandeva una bianca spiaggia perfetta che il mare provava ad ingoiare di continuo con le sue onde. «Sta succedendo qualcosa di molto raro, Ariel. Hai tanta strada ancora da percorrere. Voglio che tu sia pronta. Bellezze del vostro mondo, come questa antica pianta, finiranno nell'oblio se fallirai. Dimenticata come il resto di voi. La vostra intera specie verrà spazzata via». Le due donne viaggiarono con lo sguardo lungo tutta la distesa d'acqua che faceva da sfondo all'antico albero. «Ora devi tornare indietro. Ci rivedremo molto presto, Ariel». La ragazza avvertì una vampata di calore risalirle dai piedi fino alla punta dei capelli. Si sentì svenire. Cadde sulle ginocchia compiendo grossi e prolungati respiri. Una nausea insopportabile la faceva sudare freddo, mentre lentamente si stendeva a terra all'ombra della pianta. La luce si destreggiava ancora tra rami e foglie, assumendo la forma di lance colorate quando Ariel perse i sensi. Una scarica improvvisa le dette la forza di riemergere dal lungo sonno. Spalancò gli occhi. Faceva freddo e non si vedeva quasi nulla. Si mise a sedere, stropicciandosi gli occhi con i dorsi delle mani. Era ancora circondata dalla radice sporgente della quercia. Stirò i muscoli delle gambe, spazzandosi via con le mani, le foglie rimaste attaccate alla giacca in pelle. Quindi era tutto un sogno, rifletté cercando di convincersene appieno. Quello che aveva visto era fuori dal comune. Non poteva essere vero. Fece mente locale. Cosa era realmente successo e cosa no? Era a dir poco disorientata. I suoi occhi caddero su una serie di piccole impronte impresse nel terreno lì accanto. «Carter!» esclamò senza voce. Ricordava che il suo cane le era sfrecciato accanto e subito dopo quella creatura mostruosa lo aveva inseguito strisciando come un serpente nel sottobosco. Doveva trovarlo. Lui aveva rischiato la vita per salvarla e ora toccava a lei restituirgli il favore. «Spero solo che tu stia bene, Carter». Guardando oltre un cespuglio di rovi, intravide il corso del ruscello che scendeva rumorosamente dalla collina. Aveva passato così tante ore della sua vita in quel luogo che ora lo conosceva a menadito. Era proprio lì che avevano ritrovato il corpo di sua madre e ora, in quel sogno contorto che aveva appena fatto, si era ricongiunta a lei. Sotto quella figura di donna lucente si nascondeva qualcosa che non era sua mamma. Ma lei continuava a pensare e sperare che in realtà fosse proprio Elizabeth, un angelo sceso dal cielo per aiutarla. Che altro poteva essere? Con quei pensieri nella testa, corse rapida tra la fitta vegetazione, rimanendo costantemente allerta, acquattandosi immobile dietro un tronco ogni volta che udiva un rumore nelle vicinanze. Raggiunta la fine del bosco, attraversò il prato che la separava dal fienile con scarpe e pantaloni ormai zuppi di umidità. Un sottile strato di nebbia albeggiava qua e là, poco sollevata da terra. Poi d'un tratto Ariel si arrestò. Le porte del fienile erano spalancate. «Perché sono aperte?» Era sicura di averle sigillate prima di uscire, ma le ultime ore della sua vita erano state alquanto turbolente e confuse. Ora faticava addirittura a capire che giorno fosse realmente. «Magari sono arrivati lo zio Joe e Olivia», sperò riprendendo a correre verso il pagliaio con il cuore in gola. Poco distante dai portoni d'ingresso udì un rovinar di attrezzi, poi qualcosa si mosse facendo cadere qualcos'altro di più pesante. Ariel avanzò lentamente nella penombra del fienile, inconsapevole di ciò che vi avrebbe trovato. Qualcosa si agitava là dentro.
Un urlo alle sue spalle squarciò il silenzio apparente, facendola balzare al lato di riflesso. Voltandosi, Ariel vide un uomo barbuto di mezza età, con una spranga in mano ancora levata in aria e pronta ad esserle scagliata contro. «La prego, no!» urlò Ariel, rannicchiandosi sotto le braccia poste a protezione della testa. L'uomo si bloccò, guardandola con sgomento. Impugnava ancora l'attrezzo quando una voce proveniente da dietro il pick-up lo interruppe. «Fermo, Todd! È solo una ragazza!» Un giovane uomo, che avrà avuto più o meno la stessa età di Ariel, comparve da dietro il veicolo con una chiave inglese ben stretta nella mano. Ariel si ricompose, rimanendo guardinga e pronta a scappare da quei due sconosciuti che la stavano circondando. «Vattene via da qui, scappa!» le urlò in faccia il ragazzo, spintonandola sempre più verso l'uscita del fienile. «Questa è casa mia!» grugnì Ariel furiosa mentre stringeva i pugni nelle mani. «Chi siete voi? Cosa state facendo in casa mia?» Delle grida strazianti giunsero dal vialetto sterrato che portava alla strada principale. «Joshua, vai a vedere che cazzo è stato!» ordinò l'uomo barbuto. Subito il ragazzo si affacciò dai portoni marci, passando a fianco ad Ariel, che non gli toglieva gli occhi minacciosi di dosso. «Scusami se ho provato a colpirti, ragazzina. È solo che...» L'uomo non riuscì a concludere la frase, che si dovette fermare per schiarirsi la gola. «Hai detto che questa è casa tua. È la verità?» «Sì, o meglio, non abito proprio nel fienile, ma nella casa qui dietro. Cosa state cercando qui dentro?» Quando Todd fece per rispondere, il ragazzo tornò dentro di corsa. «Todd! Todd! Ce n'è uno! Cazzo, ne sta arrivando uno! Cosa facciamo adesso? Cosa facciamo?» Ariel avvertì il panico dilagare. Todd imbracciò la spranga e si avviò verso i portoni spalancati. «Come ti chiami, ragazzina?» «Ariel». «Bene, Ariel, stai dietro di me», disse Todd con voce tremante piena di insicurezza. «C'è ancora quel dannato cane!» urlò Joshua guardando in direzione del bosco. «Fanculo, io me ne vado!» sbraitò un attimo dopo, scappando via. «Razza di codardo bastardo, torna qui! Torna indietro, codardo!» imprecò il suo compagno, stringendo la spranga nelle mani. «Ma dove diavolo è quella dannata cosa?» Ariel e Todd sondavano con sguardo impaurito l'oscurità del prato di fronte. Joshua si stava riferendo a Carter quando aveva detto di aver visto un cane. Ariel ne era sicura. Carter stava bene e si aggirava ancora nei dintorni della fattoria. Ariel si nascondeva dietro il corpo di Todd quando qualcosa toccò la porta di legno vicino a loro, facendola richiudere lentamente. Nel breve lasso di tempo in cui i due fecero per voltarsi, la bestia abominevole sbucò fuori dall'angolo, aggredendoli in un millesimo di secondo. Todd spinse di riflesso la ragazza all'indietro per allontanarla dalla traiettoria del predatore. La cosa piombò sull'uomo, cercando subito di tranciargli un braccio con le chele. La spranga imbracciata da Todd rimase bloccata in verticale sotto il suo corpo, evitando così che le tenaglie della fiera si richiudessero completamente. Ariel si allontanò dalla lotta, scivolando con i palmi delle mani sul terreno. Erano vere le creature del suo sogno, non erano soltanto delle allucinazioni, ora non aveva più alcun dubbio. Le chele dell'enorme bestia si chiudevano di continuo sulla spranga di Todd, piegandola e ammaccandola in diversi punti. Finalmente riuscì a spezzare l'attrezzo e, dopo essersene impadronita, lo scagliò contro il parabrezza del pick-up. Tornò a rivolgere l'attenzione a Todd, immobilizzato sotto le sue zampe. Le setole della fronte saggiavano l'aria respirata dall'uomo, mentre colonne di bava lucente gli scivolavano fuori dalla grossa mascella. Un rumore sordo esplose nel fienile. La creatura barcollò in direzione di Ariel, seduta poco distante. Qualcosa aveva colpito quell'essere, che cadde sbilanciato su un fianco, dimenando nel vuoto le numerose zampe. Un altro uomo, che impugnava un piccone, fece la sua comparsa nel fienile, raggiungendo rapidamente la belva tramortita per accanircisi. Sferrò un secondo attacco brutale con il piccone, che si conficcò di netto nella testa della bestia, provocandone spasmi incontrollabili lungo tutto l'esoscheletro. La vita non aveva ancora abbandonato quelle spoglie. No! Urlò rabbioso il loro salvatore, scaricando tutta l'adrenalina che aveva dentro. Ogni movimento spasmodico in quella grossa carcassa cessò. L'uomo tolse le mani dall'impugnatura del piccone e si voltò per aiutare Todd a rialzarsi. Ariel osservava con occhi spalancati l'alieno dilaniato vicino a lei. Forse gli altri non sapevano con che cosa avevano a che fare, ma lei sì. Beth glielo aveva mostrato in sogno. Quelle creature erano alieni, provenienti da qualche angolo sperduto della galassia.
I due uomini si spostarono verso un armadietto del fienile. L'ultimo arrivato spalancò diversi cassetti in cerca di qualcosa di preciso, estrasse un vecchio machete con l'impugnatura rivestita di scotch e la lama quasi del tutto arrugginita. «Lei ha detto che abita qui, non so se la conosci». L'uomo con il machete aveva una barba non curata che circondava un viso ricco di cicatrici. Si avvicinò con sguardo torvo ad Ariel. «Come ti chiami, ragazzina?» le chiese porgendole una mano per aiutarla ad alzarsi. Ariel si riprese, era ancora confusa da tutti i suoi pensieri contorti. «Mi chiamo Ariel, Ariel Reno». A quelle parole l'uomo si bloccò di colpo, interrompendo le operazioni di estrazione del piccone dalla bestia morta. Guardò con occhi di incredulità la bella ragazza bionda che gli stava davanti. Dopo una breve pausa in cui non disse nulla, estrasse con un colpo secco lo strumento dalle viscere lacerate della belva da cui non uscì nessun tipo di liquido, niente che somigliasse minimamente a del sangue. «Sei la figlia di Donald o di Olivia?» chiese ancora l'uomo inginocchiandosi accanto alla creatura per esaminarne l'interno. «Sono la figlia di Donald. Conosci la mia famiglia?» «Ebbene sì. Ho il piacere di annunciarti che sono anch'io della famiglia». Ariel rimase a bocca aperta e quando fece per dire qualcosa, l'uomo con il machete la interruppe sul nascere. «Mi chiamo Carmine Reno. Sono tuo zio». Avevano corso per un'ora di seguito e ora erano stremati. Joe dovette posare Sara a terra per riprendere fiato. Si mise a sedere su una panchina al lato della strada. Non sapeva nemmeno dove erano. Avevano semplicemente corso come dei matti tra i palazzi, attraverso i campi e la boscaglia. Alla fine il senso dell'orientamento era venuto a mancare. «Joe, che cosa facciamo adesso?» chiese Olivia, distrutta sia moralmente che fisicamente. Il sole del mattino si stava già alzando nel cielo, riversando i primi raggi di luce sulla terra. «Ci sono delle persone là in fondo!» urlò Sara, strattonando la manica della madre per attirarne l'attenzione. La bambina indicava una strada oltre l'incrocio distante. Joe si rialzò dolorante per guardare di persona. «Ne sei sicura, amore? Dove le hai viste queste persone?» chiese Olivia, non vedendo nessuno. «Sì, mamma, guarda! Eccole!» Ad un centinaio di metri da dove si trovavano, intravidero una colonna di gente in marcia che sfilava oltre la fine della strada che stavano percorrendo loro. «Hai ragione, amore mio. Brava. Avanti, dobbiamo raggiungerli subito». Joe fece per riprendere in braccio la figlia, quando notò i Placido seduti inermi sull'asfalto. «Mirko, Giovanni, andiamo. Magari tra quelle persone c'è qualcuno con un telefono ancora funzionante». Sembravano essersi spenti, i loro sguardi vuoti si infrangevano sul suolo, i loro capi costantemente chinati. «Lascia a me la bambina, Joe», gli sussurrò Olivia indicando Mirko e Giovanni con un cenno della testa. Joe afferrò istantaneamente il messaggio silenzioso della moglie. Si avvicinò ai due e appoggiando una mano su entrambe le loro spalle disse: «Lo so che è dura, ma dobbiamo andare adesso». Le sue parole scivolarono via senza alcun effetto. Lanciò un'occhiata demoralizzata ad Olivia che intanto si stava già allontanando con in braccio Sara. Sarebbe dovuto essere al loro fianco e non certo a cercare di convincere due perfetti sconosciuti a seguirlo per salvarsi la vita. Ma non poteva abbandonarli lì. Sentiva il bisogno di dire qualcosa a quelle persone distrutte dalla sofferenza, qualcosa che gli avrebbe dato la forza di proseguire. «Avete perso persone che amavate. Sicuramente vi porterete dietro le cicatrici per il resto della vostra vita. Ma se morite ora, se quelle cose mostruose vi raggiungono adesso, il sacrificio di Giulia ed Elisa sarà stato vano. Loro non vorrebbero vedervi così. Vi state lasciando morire». Questa volta sia Mirko che Giovanni alzarono lo sguardo torvo verso Joe. Era riuscito a colpire nel segno. Dopotutto era il suo lavoro convincere le persone di qualcosa e senza alcun dubbio gli riusciva bene. «Avanti! Andiamo, presto!» rincalzò Joe incamminandosi per raggiungere Olivia e Sara poco più avanti. Mirko si asciugò le lacrime, poi si scambiò uno sguardo con suo figlio. Lo abbracciò forte e gli sussurrò all'orecchio: «Ce la faremo! Mi hai capito? Per la loro memoria, ce la faremo!» Raggiunsero la colonna di sfollati in marcia, apparentemente senza una meta precisa.
persone di ogni tipo, età e casta sociale, tutti con in comune lo stesso terrore che impregnava i loro volti. La strada era larga e passava sotto un'arcata di fronde di alberi che costituivano un tunnel naturale di vegetazione che si estendeva per diversi chilometri sia in avanti che indietro. Le foglie stavano iniziando a cambiare colore, segno dell'arrivo della stagione fredda. «Restiamo vicini e cercate di trovare qualcuno con un telefono», disse Joe abbracciando Olivia e Sara prima di addentrarsi in mezzo a tutti quei corpi in movimento. Le persone intorno a loro si distribuivano omogeneamente in tutte le direzioni. Ma dove si stavano dirigendo? «Salve, ha per caso un telefono da prestarmi?» «Sì, guarda, te lo regalo», sbuffò un ragazzino gettando il suo cellulare tra le mani di Joe. Ovviamente il dispositivo non funzionava e Joe fissò storto il giovanotto facendo un gesto di stizza. Ma non era il momento di perdere la calma. «Non è mai il momento di perdere la calma», gli ricordò anche la voce di suo padre. Proseguì bloccando altre persone che gli passavano accanto. «Scusi, ha un telefono funzionante! Scusi, ha un telefono!» Tutti però rispondevano negativamente, scuotendo il capo o più semplicemente abbassando lo sguardo malinconico. «Dobbiamo chiamare Angelo», disse Olivia preoccupata, rimanendogli appiccicata al corpo. «Tu e Sara restate con Mirko», disse Joe addentrandosi da solo nella folla. Olivia, contrariata, non fece in tempo a dir nulla che suo marito era già sparito in mezzo ad una moltitudine di corpi. «Scusi, ha un telefono?» chiese irrequieto ad un altro gruppetto di persone. Uno strano rombo alle loro spalle cominciò a far spostare le persone ai lati della strada. Dapprima si diffusero semplicemente dei mormorii, poi dei veri e propri insulti lanciati con rabbia dalla gente. Un attimo dopo comparve la vecchia panda di Mirko. Chi la guidava accelerò prepotentemente per intimare le persone a levarsi di torno. Aumentò la sua velocità sfrecciando al lato della colonna. Quando il veicolo passò accanto a Joe, riuscì a guardarci dentro rimanendoci di stucco. Il ragazzo al volante si sbracciava nervosamente per far scansare i fuggiaschi e sul sedile accanto. Non poteva crederci. «Carter!» esclamò riconoscendo il cane di Donnie seduto composto sul sedile del passeggero. In mezzo a tutto quel vociferare furibondo riuscì a distinguere la voce di Mirko che sbraitava insulti a squarciagola contro il ladro. «Quella è la mia macchina, bastardo!» Joe decise di tornare da Olivia e gli altri sfilando bruscamente tra la gente. Ai lati della strada si era accumulata una fila di disperati che, senza ormai nulla da perdere, inseguivano di corsa la macchina nel tentativo forse di rimediare un passaggio. Gridavano insulti saturi di odio mentre il veicolo si allontanava sempre più seminandoli. Dal retro della colonna in marcia si diffondevano voci sempre più in agitazione. Joe sentì premere un gran numero di mani contro la sua schiena e lo spazio tra la gente che lo circondava cominciò a diminuire drasticamente. Appena si voltò capì che tutti spingevano in avanti nel tentativo di scappare via, poi urla di terrore puro. «Arrivano, Joe!» pensò con la voce del padre, guardandosi alle spalle per capire la causa di tutto quel trambusto. La colonna aveva aumentato notevolmente il passo e presto il solo rimanere in piedi si rivelò un miracolo. «Olivia!» urlò Joe alzandosi in punta di piedi per sovrastare la massa di teste in corsa e ritrovare la sua famiglia. «Olivia! Sara! Joe, siamo qui!» gli risposero dal margine destro della strada. «Arrivo!» Joe sgusciò tra le persone imbizzarrite, subendo diversi colpi involontari, tra cui ginocchiate alla pancia e gomitate al volto. Finalmente riuscì a riunirsi al suo gruppo, che aveva optato per scansarsi dalla strada, evitando così di essere travolti dalla massa in fuga. La colonna di gente continuò a scorrere ininterrottamente sulla strada e a poco diminuì di intensità fino a solo pochi fuggiaschi isolati. «Stanno scappando da quei mostri!» mugolò Sara con voce piena di paura. L'incrocio da dove erano arrivati era ormai lontano, ma da lì le persone continuavano a sbucare da ogni dove. «Scappate! Scappate!» urlò un uomo in lontananza, sbracciandosi a più non posso per richiamare la loro attenzione. «Arrivano! Scappate!» Dietro di lui un intero fiume, composto interamente da centinaia di quelle bestie scure, sbucò dalla boscaglia di fronte, dilagando sulla strada. Joe prese in braccio Sara e con il cuore che pompava a mille corse a tutta velocità per recuperare la colonna di fuggiaschi. Il gruppo guadagnò in fretta terreno, ritrovandosi ben presto nuovamente immersi in quella massa di gente scalciante.
Tieniti forte, piccola! Sussurrò Joe alla figlia, mentre con la coda dell'occhio controllava dove fossero Olivia e gli altri. Pensò in fretta. La decisione spettava a lui, gli altri lo avrebbero seguito. La colonna in fuga aveva deviato per una stradina che portava dritta nelle campagne. Restare insieme a tutte quelle persone aveva i suoi pro e i suoi contro. Joe aveva visto quelle bestie da vicino e conosceva la loro ferocia. «Se sono attirate dal rumore, di certo andranno dietro alla colonna», ragionò. Giunsero allo svincolo dove tutti avevano preso la via del bosco. Joe riflette ancora per un istante, poi, sicuro della sua scelta, imboccò la strada opposta, dirigendosi verso il centro di una città. Olivia e gli altri lo seguirono senza fare domande. Non furono gli unici ad optare per quel cambio di direzione. In molti, vedendoli uscire dalla colonna in marcia, ne seguirono l'esempio. «Non smettete di correre!» urlò Joe, superando tutti in velocità. Doveva portare Sara al sicuro il più lontano possibile da lì. La piccola aveva la priorità su tutti, su di lui e perfino su Olivia. Attraversando il centro città si guardavano tutti intorno. Avevano il terribile presentimento di essere osservati. Le strade erano per lo più deserte per quanto riguardava le persone. I veicoli abbandonati al contrario abbondavano un po' ovunque. «Andiamo!» li sollecitò Joe mentre la piccola Sara si era addormentata tra le sue braccia. «Proviamo al negozio di alimentari laggiù», propose Mirko, che aveva recuperato un po' di autostima o comunque un minimo di istinto di sopravvivenza. Il gruppo si avviò verso l'edificio. Il resto delle persone che li avevano seguiti fin lì si erano andate a disperdere tra i grandi palazzi. Giunti all'ingresso del negozio trovarono le porte sigillate. «Dammi una mano, Giovanni!» Mirko afferrò i maniglioni della porta, iniziando a strattonarli bruscamente con l'aiuto del figlio. Le operazioni dei Placido si stavano rivelando più rumorose del previsto, tanto che Sara si svegliò e, stropicciandosi gli occhi assonnati, chiese: «Dove siamo, papà?» Gli occhi lucidi scrutavano il volto incerto di Joe. «Siamo in città, piccola, non lontani da casa. Ti è venuta fame?» «No, papà, ho mangiato prima con mamma.» Joe baciò la fronte di Sara, guardandola con occhi che trasudavano amore. «Vai dalla mamma ora, io devo controllare una cosa», posò la figlia, che trotterellò ancora rintontita verso Olivia. C'era qualcosa oltre il cassonetto nel vicolo accanto e Joe lo aveva notato. «Ehi, Joe, dove vai?» si preoccupò Olivia, vedendo il marito allontanarsi senza dire nulla. Joe la tranquillizzò con un cenno vago della mano. La panda di Mirko era abbandonata proprio accanto al negozio di alimentari dove si trovavano. Entrambe le portiere erano spalancate, ma lì intorno non c'era traccia né del ladro né di Carter. «Sono sicuro che era Carter, quel cane», ragionò Joe mentre ripensava al momento esatto in cui la macchina gli era passata accanto. «È la mia macchina, quella!» esclamò Mirko, interrompendo ogni tentativo di forzare l'ingresso del negozio. Tutto il gruppo raggiunse Joe nel vicolo. «Deve essere qui intorno quel ragazzo, quello che stava guidando la tua macchina», sussurrò, guardando i palazzi spogli di vetrate che si ergevano tutti intorno a loro. Mirko si affacciò all'interno del veicolo per controllare in che condizioni fosse. «Ci sono ancora le chiavi inserite!» esclamò con enfasi, estraendole dal volante. «La brutta notizia è che non c'è più benzina nel serbatoio, però sono sicuro che se guardiamo qui in giro riusciamo a recuperarne un po'.» «È un'ottima idea!» pensò il padre di Joe. «Ma dove potevano trovare della benzina?» «Forse potremmo guardare in quell'officina meccanica là davanti», propose Mirko, indicando un piccolo edificio poco distante. Joe si grattò pensieroso il mento irto di barba. «Va bene, dividiamoci. Noi andiamo di là.» «No, Joe!» lo interruppe bruscamente Olivia. «Basta dividerci, restiamo insieme d'ora in avanti.» «Tu e Sara restate con me, amore, non ti preoccupare. Mirko, tu e tuo figlio controllate l'officina. Chiudi la macchina prima di andare. Non vorrei che qualcuno ce la portasse via di nuovo.» Joe prese in braccio Sara, baciandola sulla tenera guancia. Poi si rivolse ad Olivia, sconfortata oltre ogni limite. «Sta tranquilla, amore. Angelo sta bene, ne sono certo.» Olivia perse alcune lacrime mentre lo guardava con occhi di speranza. Joe non aveva detto una parola riguardo la morte di suo padre Max, ma per il momento Olivia non aveva le forze necessarie per lasciarsi andare e sfogarsi dal suo dolore. «Io e mio figlio andiamo all'officina qui dietro. Voi dove andrete a cercare?» chiese Mirko, avvicinandosi alla famiglia. Joe si guardò in giro, ragionando su dove avrebbero potuto dirigere le loro ricerche. «Noi andiamo a controllare quei tre garage laggiù. Ci rivediamo qui tra 2 ore con o senza benzina, va bene?»
Tutti furono d'accordo e in breve Mirko e Giovanni svanirono oltre il cassonetto sudicio del vicolo. Joe guardò le due donne della sua vita, poi insieme si diressero verso l'agglomerato di garage. All'interno quell'edificio sembrava una specie di autorimessa, piena di ogni tipo di attrezzo ma senza la benché minima traccia di benzina o di taniche per trasportarla. Era trascorsa poco più di un'ora dall'inizio delle ricerche e Joe e la sua famiglia erano già di ritorno a mani vuote. «Speriamo che agli altri sia andata meglio», disse lanciando una breve occhiata ad Olivia. Erano tutti stremati da quell'incessante fuga. «Ma cosa sta combinando Mirko laggiù?» esclamò Olivia avvistando una figura che si aggirava vicino alla panda. «Quello non è Mirko e non è nemmeno Giovanni!» Joe si lanciò di corsa verso il veicolo, raggirò una fila di macchine abbandonate in mezzo alla strada cercando di sorprendere alle spalle lo sconosciuto. Era il ladro, il ragazzo che guidava la panda con a bordo anche Carter. Stava tirando ripetutamente la maniglia del veicolo nel tentativo di aprirla, ma tra le mille imprecazioni non riusciva nel suo intento. «Cosa stai cercando di fare?» urlò furioso Joe uscendo allo scoperto. Il ragazzo balzò ritto sull'attenti, inizialmente spaventato, ma poi, dopo aver giudicato Joe innocuo, tornò a forzare la maniglia del veicolo come se niente fosse. «Non ho bisogno di aiuto, signore. In tutto questo bacano ho perso le chiavi della mia macchina. Mi toccherà spaccare il vetro per rientrarci», rispose quello tastandosi le tasche vuote. «Le chiavi della tua macchina, dici? Questa qui», replicò Joe sarcastico. Il ragazzo si limitò a guardarlo turbato. Non capiva cosa volesse dire quell'uomo, ma era impossibile che conoscesse la verità sull'origine della panda. «Primo, questa non è la tua macchina», ringhiò Joe, mentre alle sue spalle arrivavano di corsa anche Olivia e Sara. «Secondo, come ti chiami? E dov'è finito il cane che viaggiava con te? Voglio saperlo!» Joe strinse i pugni nelle mani mentre si avvicinava al ladro con sguardo minaccioso. Era deciso a fargliela pagare, anche se non c'entrava nulla con le sventure degli ultimi giorni. «Come fai a dire che la macchina non è mia? E soprattutto, come fai a sapere che viaggiavo con un cane? Dove hai lasciato Carter?» lo interruppe Joe urlando dalla collera. Il ragazzo indietreggiò di qualche passo, intimorito, mentre Sara, spaventata dall'atteggiamento insolito del padre, era sul punto di scoppiare a piangere. «Non so nulla di quel cane. L'ho incontrato in una fattoria della città accanto. Anzi, a dire la verità, se non fosse stato per lui, a quest'ora sarei morto. L'ho seguito fino ad una villa in cima alla collina, dove ho trovato questa macchina che inspiegabilmente funzionava ancora». Dal vicolo comparvero anche Mirko e Giovanni, che reggevano una tanica di benzina a testa. «Che sta succedendo? Chi è lui?» chiese Mirko posando il contenitore accanto al veicolo. «Lui è quello che ti ha rubato la macchina, Mirko», commentò Joe sbuffando. Gli occhi di tutti ora si puntavano contro il giovane ladro. «Ehi, calma, calma. Io ho solo colto al volo l'occasione di salvarmi la pelle. Mi dispiace se la macchina era tua, ma io l'ho trovata abbandonata per strada». Se il ragazzo diceva la verità e il cane lo aveva guidato fino a casa loro, doveva trattarsi sicuramente di Carter. Finalmente Joe ne aveva la conferma. «Ho visto che avete preso della benzina, ma vi consiglio di risparmiare tempo. La macchina non funziona più». Mirko socchiuse gli occhi dal nervoso. Sembrava che la speranza gli venisse strappata via dalle mani ancora una volta. «Fatemi dare un'occhiata. Vi dirò io se funziona oppure no», brontolò aprendo il cofano della panda. «Perché ti sei fermato qui e non hai proseguito verso l'autostrada?» chiese Olivia guardando incuriosita il ragazzo. «Il cane ha iniziato ad agitarsi sul sedile. Ho dovuto accostare per non andare a sbattere da qualche parte. Mi sono fermato e l'ho fatto scendere. Da quel momento la macchina non si è più accesa». «E Carter? Dove è andato il cane?» rincalzò Joe furioso. «Non l'ho più visto. Da quando l'ho fatto scendere è scappato via. Mi spiace». Joe sbuffò dallo sdegno dandogli le spalle. «No, Carter», mugolò Sara piangendo. Olivia confortò la bambina, mentre Joe cercava di trattenere la rabbia. Aveva una voglia irrefrenabile di saltare addosso al ladro e dargliene di santa ragione. Aveva bisogno di qualcosa contro cui sfogarsi. «Era Carter che faceva quel tintinnio metallico alla fattoria», si disse ripensando alla notte precedente. Carter gli aveva salvato la vita nella fattoria dei Reno ed era perfino riuscito a seminare quel maledetto mostro. «Perché sei da solo, ragazzino? Dov'è la tua famiglia? E come cazzo hai detto che ti chiami?» sbottò Joe avvicinandosi nuovamente, più minaccioso di prima. «Mi chiamo Joshua.
Non so dove sia la mia famiglia. Non li vedo più ormai da tanti anni. Non vivo nemmeno qui in zona. E da dove arrivi allora? Chiese Giovanni placido, colpito da un accesso di tosse. Sono arrivato in città con altri due uomini. Eravamo alla fattoria di uno dei due quando sono arrivate quelle creature e ci siamo divisi. È stato lì che ho incontrato il vostro cane. Delle urla in lontananza li fecero voltare scandalizzati. Dobbiamo muoverci, disse Joe tornando alla panda, dove Mirko cercava di capire quale fosse il problema studiando l'interno del cofano. Le strilla si facevano sempre più vicine e il giovane ladro si irrigidì dalla paura, guardando in quella direzione pronto a scappare via in qualsiasi momento. Responso, Mirko, qual è il problema? Non lo so, non riesco a capirlo. Ho bisogno di più tempo, Joe. Brutte notizie. Joe scrutò verso la strada da cui sopraggiungevano le urla, sempre più disperate e sempre più vicine. Non c'è più tempo! Dobbiamo andarcene! Prendi la benzina e cerchiamo un posto dove nasconderci! Joe prese in braccio Sara e si avviò verso l'autorimessa che avevano visitato poco prima. Era un luogo che conosceva e c'erano diversi nascondigli che avrebbero potuto utilizzare. Aspettate! Li richiamò Joshua indicando la porta del negozio di alimentari. Guardate! Si sta aprendo! L'ingresso del supermercato si spalancò, giusto quel poco da far affiorare la testa di una donna che, gesticolando animatamente, li invitò a raggiungerla. «Muovetevi, svelti e fate silenzio!» Joshua non attese un secondo di più, si infilò nel passaggio scomparendo all'interno del negozio. La fessura tra le ante dell'ingresso era ostacolato da una catena allentata, ben fissata intorno ai maniglioni. Joe seguì Olivia dentro, prestando particolare attenzione a non far picchiare la testa a Sara. Mirko e Giovanni recuperarono le taniche di benzina, chiusero la panda e li raggiunsero. L'anziana donna che li aveva fatti entrare provvedette subito a sigillare l'ingresso, stringendo la solida catena intorno alle maniglie della porta, dopodiché ci rovesciò contro uno scaffale adagiandolo alla parete. Ora la luce del sole filtrava dentro a malapena. Olivia riuscì a intravedere due figure sedute a terra tra i reparti all'ombra degli scaffali. «Perché non ci avete aperto subito quando ci avete sentito provare a forzare la porta?» sbottò Mirko ormai esasperato. Non eravamo sicuri delle vostre intenzioni. Prima che saltasse la corrente, abbiamo visto al notiziario cosa faceva la gente ai supermercati come questo. Sussurrò la donna mentre sbirciava fuori attraverso una fessura tra lo scaffale e la porta d'ingresso. Le due figure sedute a terra si alzarono, raggiungendo Olivia e gli altri. Un uomo anziano che avanzava lentamente con un bambino aggrappato alla gamba destra. La donna fece le presentazioni. Io mi chiamo Rea. Lui è mio marito Ambrogio, mentre il piccolo si chiama Alessio. È nostro nipote. Sapete cosa sta succedendo là fuori? Dov'è l'esercito? Chiese l'anziano con un nodo alla gola. Perché è andata via la luce? Alcuni in città hanno parlato di mostri arrivati dallo spazio. Sì, sono come delle mantidi religiose. Bofonchiò Olivia ripensando alla creatura che aveva ucciso suo padre. A me sembrano più simili a formiche giganti ma senza gli occhi. Non capisco come abbiano fatto a seguirci per tutto questo tempo. Quante diavolo saranno là fuori? Dall'esterno un urlo straziante fece calare il silenzio nel negozio di alimentari. «Zitti tutti!» sibilò Joe accovacciandosi dietro lo scaffale ribaltato. «Loro sono qui!» Spiò fuori attraverso la stessa fessura usata poco prima dall'anziana donna. «No, no, no, ti prego!» Urlò qualcuno disperato. Joe non riuscì a capire cosa stesse accadendo, ma ciò che comprese immediatamente è che erano in trappola come topi. Notò alcune persone scappare per le strade, ma niente di più. Si voltò verso gli altri e con sguardo torvo segnalò nuovamente di fare silenzio. Nel buio del negozio davanti a lui, una schiera di occhi spalancati al massimo lo guardavano in attesa di notizie. Joe fissò tutti uno per uno, poi si soffermò sul volto di Olivia. Il suo più grande amore. Non avrebbe mai pensato di ritrovarsi in quella situazione insieme a lei. Non poteva permettere che nessuno della sua famiglia morisse. Si sarebbe sacrificato per evitarlo. Lo avrebbe fatto a testa alta.